Esplosioni a Zaporizhzhia, attacchi a Kharkiv. Le operazioni militari nell'est dell'Ucraina si intensificano anche nella città di Bakhmut, sempre più oggetto delle mire russe. Le continue offensive russe hanno svuotato la città. Degli 80.000 residenti di Bakhmut ne restano oggi appena 10.000. Chi non ha potuto o voluto andarsene parla però di paura e difficoltà. Siamo stanchi, dice una donna tra le lacrime, molto stanchi. Viviamo in questo inferno da 8 mesi, da quando è iniziata la guerra. È molto difficile, dice un'altra, perché non sappiamo chi sta sparando e in quale direzione. Cerchiamo di sopravvivere, ma la nostra è una vita sotto le bombe. Secondo Zelensky, Mosca avrebbe intanto minato la diga idroelettrica di Kakhovka. Se la facesse saltare in aria sarebbe una catastrofe di proporzioni immani, ha detto. A scomparire sarebbe l'intero canale della Crimea settentrionale e salterebbero anche gli approvvigionamenti d'acqua dal Dnipro.